Andiamo subito al volo sul nostro palco. Il prossimo speaker, Tommaso Cerno. Buonasera. Parlo qua. No, scusate il cambio, è per un ritardo dovuto al fatto, credo, che siamo a termine, quindi comunque qualunque cosa arriva un pochino in ritardo, e quindi ho chiesto la cortesia di ribaltare l'orario e il ragionamento. E mi fa piacere di averlo fatto, perché in realtà si collega molto al ragionamento. Io parlerò di letteratura del 300, ma si collega in maniera molto esplicita quello che abbiamo sentito fino adesso. L'altro giorno avete visto tutti il primo ministro, che è difficile non vederlo perché anche di notte appare in sogno attraverso dei meccanismi che sta studiando per evitare che almeno di notte non lo vediamo e non lo sentiamo, andare in California a parlare con il grande, diciamo, la mente di Twitter, e quindi andare dove secondo lui Twitter era nato. E a me è dispiaciuto non vedere e non sentire che lui, fiorentino, guelfo, è capace di ricordarci sempre come l'Italia ha una storia che lui vorrebbe far rinascere. L'hanno paragonato degli stilisti, non degli storici, a Lorenzo il Magnifico, forse per come si veste, però comunque rimane il fatto che ha questa dimensione un po' di epopea. E non ho sentito dire la frase che avrei invece immaginato automatica in uno come lui, cioè dire a Dick Costolo: io vengo dalla città dove è nato Twitter, Firenze, e vengo dal luogo dove è anche identificabile il primo tweet della storia dell'umanità, che a differenza del tuo, che hai perso nel tempo, è ancora fissato e riconoscibile. E questo tweet è la prima terzina della commedia dantesca. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita, con almeno tre hashtag: smarrita, che oggi sarebbe un hashtag, come dire, quasi quotidiano; selva oscura, che racconterebbe diverse dimensioni del dubbio umano e anche di ciò che di umano è poco dubbio; e nel mezzo del cammin, questo cammino che continua. Perché nel momento in cui io ho l'esperienza opposta a Costantini, la Rizzoli mi dice: bisogna scrivere un libro che parli come Twitter, io ho detto: va bene, facciamolo davvero. E ho riscritto la storia della politica italiana attingendo da quella che è la fonte autentica di Twitter, cioè la Alighieri, che ha raccontato la storia dell'umanità fermandosi nei personaggi a quelli che in qualche maniera aveva conosciuto, ma interpretandone il seguito, anche collocando gente che era ancora viva nell'inferno e facendo in qualche modo un trattato universale dei problemi dell'Italia, che sono anche quelli di oggi, con una caratteristica che questi twitteristi convinti di avere la capacità della sintesi non hanno, e cioè scrivendo ogni pensiero compiuto in una quantità di caratteri che non può mai arrivare a 140, nemmeno sbagliando, nemmeno utilizzando lo iato nella forma più fiorentina possibile e sommandoci anche, volendo, per ogni terzina un hashtag che ne riassuma il significato. La commedia è trasmettibile e si è trasmessa allo stesso modo di Twitter. La scelta del linguaggio, che non era quello che parlavano a Firenze, non è nemmeno quello che Benigni ci ricorda quando la legge, nell'errore linguistico di pensare che di rendere teatralmente necessario il fatto che il fiorentino del 300 si pronunciasse come quello di oggi, che è una cosa assolutamente non vera. E viene scelta una lingua che non esiste, come quella di Twitter, che si fa man mano, tant'è vero che la commedia parte lenta, i primi quattro canti sono pieni di difetti, e poi come Twitter si costruisce nell'andare e inventa l'italiano, lingua che ancora noi ci illudiamo di parlare. In questo meccanismo rende ogni pensiero fissabile e diciamo trasmettibile all'infinito, senza bisogno di un seguito, di un precedente, come Twitter, che tu cominci a leggere dove vuoi e ne costruisci tu in qualche modo i collegamenti. La terzina dantesca è nella commedia seguibile secondo la logica metrica e collegabile una all'altra come i tweet che si incatenano, ma nello stesso tempo si estrae da un grande ragionamento per ragioni di, come dire, forza espressiva, e si trasmette nel tempo e nello spazio da secoli senza capire da dove viene e dove va. Tu vai in California e ti dicono: quali colombe dal disio chiamate. Tu non capisci da dove è venuto, quando è venuto e perché è venuto.
E gli studiosi contemporanei di Dante hanno, come dire, cominciato a linkare questi tweet dall'inizio. Quindi i primi commentatori che ancora oggi si susseguono nei grandi classici novecenteschi, ancora oggi in quelli più psichiatrici che la stanno rileggendo, hanno aggiunto a ognuna di quelle parole, come Twitter, dei link cliccabili che aprono scenari, racconti, note, approfondimenti, avvicinamenti al contemporaneo e citazioni che si inseguono e che rendono unite cose che erano separate e avvicinano cose che nemmeno Dante riteneva esistere, come per esempio come dire, svelare i falsi della commedia, gli errori storici che lui non poteva conoscere, gli errori linguistici, le trasmissioni di fatti non veri, ma che non ne inficiano il significato, anzi ti aiutano a comprendere meglio che cosa intendeva quell'uomo in quel momento e quindi che cosa quell'hashtag, che si chiamava in un altro modo, fissava nella cultura contemporanea, che era anche quella, come dire, molto veloce nel cambiare. In più ha inventato, come dire, pur mantenendo una certa dottrina linguistica, quella sintesi che oggi si fa con molta più fatica, anche se si crede di essere capaci di abbreviare le parole, ed è riuscito a portare dentro dimensioni sostanzialmente da cruciverba concetti anche molto ragionati. Dante è uno che nel 300 riesce a rendere il concetto di lui è andato, è arrivato dall'altra parte ed è tornato indietro alla stessa velocità con cui era andato in un unico endecasillabo, ed è il Sengi come venne veloce. E dentro è il Sengi c'è quella sintesi grafica, linguistica, che oggi sono quelle X al posto del per, che però invece mantenevano una dottrina di sillabe, una dottrina di diciamo sintattica molto più intelligente. Quindi io ho provato a riscrivere i grandi hashtag danteschi nella cultura di oggi, ne puoi prendere quanti ne vuoi, prendi l'hashtag amore e sesso, che nella commedia è presentissimo, dei canti più famosi, che si sono poi, come Twitter, e appunto l'hashtag era la parola ricorrente nella cultura trecentesca. Firenze è studiato e raccontato, la commedia veniva cantata nelle osterie, veniva quindi storpiata, ma le parole ricorrenti, i versi che toccavano, quindi i temi profondi, gli hashtag, rimanevano intatti e quindi veniva modificata, ci sono anche letture che ne distinguono alcuni fonemi, ma restavano forti, e questo restare forte e qualche modo trasmettersi tra gente che altrimenti non avrebbe avuto accesso a quei concetti è un altro tema del social network, del linguaggio, che ti consente di accedere con la stessa semplicità a contenuti, approfondimenti, invettive, polemiche che ti avvicinano a persone a te lontanissime, a culture a te lontanissime, e ti rendono partecipe del costruirsi del sapere, che è il meccanismo su cui la commedia si è costruita. Quindi noi abbiamo l'inventore di Twitter, ce l'abbiamo qui, non è in California, ha mantenuto un certo rispetto che gli americani hanno poi un pochino perduto, e anche noi dietro di loro. E ci sono dei meccanismi per cui tu vedi come anche i grandi temi sono rimasti quelli. Dicevamo, l'amore e il sesso, prende il quinto canto, tutte le espressioni d'amore più profondo e sia per quello più, diciamo, sovrannaturale e sentimentale, sia per quello più terreno e poco astratto, sono chiuse dentro i 140 caratteri. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate ferme al dolce nido, vengono per l'aere dal voler portate. Quindi i due che vengono, sta dentro un tweet, ci puoi aggiungere pure un sacco di cose. Cotali uscir della schiera ovedido, quindi i personaggi che come in Twitter appaiono improvvisamente e sono ripetute, come dire, nei secoli fino ad arrivare a oggi. Oggi io ho provato, per esempio, nel mio quinto canto a raccontare a tweet danteschi la storia di Ruby e Berlusconi, che è molto simile. E allora viene una cosa tipo: Ruby mi chiamano lor, ma son Karima, che vengo dalla terra del sultano, ma non quel d'Egitto come dissi prima. E lì ci sta tutta la storia. Quando di Arcore il gran Caimano, per liberare me dalla galera, mentì che fui nipote del sovrano. E questo è un altro tweet che rimane elegantemente dentro la terzina, che si trasmette in quella storia che tutti conosciamo.
ci sono gli hashtag di viaggio, Ulisse, Dantesco, ancora oggi vivo tra noi, o frati dissi che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi che del rimanente non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come brutti ma per seguire virtute e conoscenza. Oggi a Ischettino ero sul ponte a portar l'inchino al padre dei nostri comandanti nell'isola dove visse da bambino, ma per boria di andare più davanti di quei che come me sfidan la sorte, divenne capitan sol dei miei vanti e portai nell'inferno della morte quei che sulla Concordia erano in festa e videro con me nefasta sorte. Ed è esattamente la stessa cosa. Quindi, in questo tentativo grammaticale di raccontare come facciamo da 700 anni il nostro paese, fissando questi hashtag, mi sono reso conto che in fondo questo esercizio strepitoso, che è quello del parlare insieme, quello che a me piace più dei social network è leggere pensieri e idee straordinarie, a volte di persone che non conoscerei mai, e quindi questa comunità dello scrivere e del pensare, credo che l'Italia possa fare quel passo in più, quel passo che ne riconosce lo standard culturale, andare a cercare l'origine di questo linguaggio, di questa nostra naturale capacità di sintetizzare e di fermare i grandi concetti che sempre uguali rimangono, e lo vediamo tutti i giorni, e essere tutti noi, nell'essere capaci di parlare del domani attraverso i social network, capaci di scoprire da dove veniamo e quali sono i punti fermi che già avevamo senza saperlo nel nostro paese, senza bisogno di andare in California da uno che si chiama Dick Costolo. Senza parole, citare pezzini di Dante. Devi parlare in rima, se no io non rispondo. Adesso chiamiamo. Chiamiamo il prossimo speaker. Sì. Non parlo più. Chi dice chi è? È scritto lì? Ah, ecco, io ho coinvolto Claudio Cerasa, che è un collega giornalista molto capace, molto bravo, che io lavoro all'Espresso, lui lavora al Foglio, quindi nell'immaginario collettivo saremmo da due visioni diverse della politica italiana, ma il patto del Nazareno farà sì che giudicheremo quanto distanti siamo rimasti e quanto siamo diventati vicini. Se mi dai il numero? Ah, te lo devo dire io? Aspetta. Cosa reale. Aspetta. Claudio, sono Tommaso. Ciao. Ciao, come va? Ti chiamo da iTalk, dove ho appena detto che Dante è l'inventore di Twitter e ho appena chiesto che sia tu a proseguire questo ragionamento che avvicina la politica di ieri a quella di oggi e i grandi cattivi di ieri a quelli di oggi. Volevo chiederti se la prossima volta ci vuoi essere tu qui a parlare di noi oggi e ieri. Certo, sono onorato. Bene, allora vedi, è onorato e quindi abbiamo risolto. Abbiamo il prossimo speaker. Grazie allora. Grazie ancora, Tommaso. Grazie a voi.